Il Beerwulf Volley è pronto a tornare. Ezio Germanetti e Giusy Cenedese, presidente e vice del comitato organizzatore, avevano chiuso così lo scorso 28 dicembre l'intervento in cui spiegavano le ragioni dell'annullamento dell'edizione 2022, promessa mantenuta perché nel 2023 si potrà finalmente tornare. Annullare l'ultima edizione era stata una decisione non facile perché era ormai tutto pronto e a inizio gennaio mancavano pochi giorni. Non si è potuto però fare altrimenti, anche attendendo fino all'ultimo e valutando le opportunità, ci si è dovuti arrendere visto l'andamento della pandemia e l'aumento dei contagi. Oggi però si incrociano le dita e si riprova con convinzione e determinazione. Il torneo si giocherà martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio e nelle intenzioni sarà un formato ai massimi livelli, non la versione in scala ridotta che si è provato a fare l'anno scorso. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 1 settembre e la macchina organizzativa è da tempo in funzione. Non è ovviamente facile rimettere in piedi un torneo come questo, dato che sono passati 2 anni dall'ultima edizione e molte cose sono nel frattempo cambiate. Nuove normative, nuovi adempimenti, ma anche palestre e alberghi con disponibilità da verificare e squadre da ricontattare una per una. A proposito di squadre, le iscrizioni stanno andando bene, sui livelli degli anni precedenti, con l'eccezione di qualche categoria, tipo le under 13 e 14 femminili, dove si è ancora un po' indietro. Si dovrebbero confermare però i numeri delle edizioni pre-Covid, categoria Special Olympics inclusa. Dal punto di vista organizzativo ci sono delle novità. È stato a suo tempo deciso di affiancare ad ognuno degli organizzatori storici del torneo dei giovani per garantire continuità nel tempo alla macchina organizzativa. Per questo motivo sui social è stato lanciato lo slogan "Il Bear ha bisogno di te, diventa volontario", che ci si augura dia i risultati sperati. Il team è alla ricerca di assistenti responsabili, palestre, segnapunti, accompagnatori, squadre straniere e altro ancora. Si chiede la disponibilità per almeno uno dei 3 giorni del torneo. Il lavoro da fare sarà tanto, ma il divertimento è assicurato. Per quanto riguarda le squadre, chi è interessato a partecipare al torneo deve effettuare al più presto l'iscrizione, entro il 30 novembre, data di chiusura. E poi si ricorda anche che, come a suo tempo annunciato, l'associazione Beerwulf Volley ha deciso di inserire all'interno del torneo il Memorial Marco Germanetti, premio che verrà attribuito alla squadra prima classificata nella categoria Under 19 maschile, ma che serve soprattutto a ricordare il figlio recentemente scomparso del presidente.